Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata è stata dedicata al settore del risparmio gestito e ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di investimenti sostenibili, gestione attiva e passiva, PIR e possibili evoluzioni del mercato finanziario a seguito dell'introduzione di MiFID II. Si è poi proseguito la sera con due CEO Summit. Nel primo, dal titolo Innovazione, motore della crescita, i relatori hanno indagato il connubio con l'evoluzione tecnologica e la resistenza che talvolta viene opposta alle organizzazioni. Il secondo CEO Summit, dal titolo L'innovazione nel settore farmaceutico, ha visto la partecipazione di esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. Il CEO dell'anno, innovazione, farma, ricerca scientifica, è Massimo Visentin di Pfizer. Per aver guidato la crescita della sede italiana di uno dei leader internazionali del settore farmaceutico, eccellenza nella ricerca scientifica, attraverso l'implementazione di nuove strategie di organizzazione, gestione e controlli e con l'incremento della corporate social responsibility, ma anche per l'impegno nella realizzazione di progetti nuovi volti a promuovere innovazione e cultura digitale per rispondere all'emergere di nuove esigenze e per offrire servizi sempre più efficienti. Siamo in compagnia di Massimo Visentin, Presidente Managing Director di Pfizer Italy. Ecco, buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Lei ha vinto questa sera il premio ai Le Fonti Awards come CEO dell'anno per la ricerca scientifica Pharma. Le chiedo anzitutto un commento per questo riconoscimento. Sono estremamente onorato e anche emozionato nel ricevere questo premio, che chiaramente è un premio che va condiviso con tutta l'organizzazione Pfizer, che chiaramente gioca un ruolo fondamentale per il successo dell'azienda, e ringrazio sicuramente anche la giuria per avermi votato e per avermi dato questo importante riconoscimento. Ecco, siete presenti in Italia dal 1955 ormai e rappresentate una delle realtà industriali più importanti del nostro paese. Le chiedo quali sono le caratteristiche più importanti della sede italiana e anche i principali core business. Sì, effettivamente è dal 1955 che Pfizer è presente in Italia. Siamo una struttura, come diceva lei, molto ampia ed importante. Sono oltre 3.000 dipendenti di Pfizer in Italia e ci occupiamo di varie aree terapeutiche che vanno dal cardiovascolare, dagli antinfettivi, dall'inflammation, la prevenzione con i vaccini, i prodotti da banco, l'oncologia, le malattie rare. In Italia abbiamo anche una forte presenza industriale, sono tre i siti produttivi italiani che di fatto producono per il mercato italiano ma producono anche per il mercato mondiale e siamo anche molto orgogliosi di avere in Italia anche oltre 200 persone che si occupano di ricerca e sviluppo a livello mondiale. Bene, chiedo infine quali progetti avete in serbo per i prossimi mesi, sia appunto in ambito ricerca ma anche sostenibilità, che è uno degli ambiti in cui siete più attivi. Chiaramente noi stiamo continuando il nostro percorso di sviluppo di farmaci molto innovativi nelle principali aree su cui investiamo in ricerca e sviluppo, che sono l'oncologia, le malattie rare attraverso principalmente la gene therapy, inflammation, la prevenzione con i vaccini, piuttosto che ambiti quali il cardiovascolare, che sono un po' le aree principali. Per noi però è importante che investire per creare, diciamo, un ambiente innovativo per i pazienti, nel senso che vogliamo aiutare i pazienti ad accedere sempre più facilmente ai nostri farmaci, e questo avviene attraverso delle collaborazioni che noi abbiamo sia con il pubblico che con il privato. Stiamo sicuramente sviluppando molto la telemedicina, che aiuterà il paziente a meglio, diciamo, affrontare la malattia e meglio rispondere alle richieste di cura di cui ha bisogno, ma stiamo facendo anche delle attività molto importanti nell'ambito della nostra responsabilità sociale. Abbiamo una campagna, ad esempio, che si chiama Viverla Tutta, che guarda il paziente da un punto di vista diverso attraverso la narrativa. Praticamente riusciamo ad affiancare la cura tradizionale e ascoltare il paziente ed aiutarlo a meglio affrontare la malattia stessa. Ecco, questi sono gli ambiti, chiaramente si affiancano a quelli che sono le attività di investimento, di ricerca e sviluppo e innovazione che noi facciamo anche nell'ambito dei nostri stabilimenti. Investiamo ogni anno
milioni nei nostri tre stabilimenti italiani, il tutto lo facciamo sempre con un unico obiettivo, quello di far sì che il paziente possa avere una vita migliore. Ecco, noi abbiamo questo slogan all'interno dell'organizzazione che si chiama Patient First, ogni decisione la prendiamo sempre e solo nel suo interesse.